Benvenuti sul mare di Galilea. Non c'è da meravigliarsi se gli studiosi della Bibbia lo chiamano il quinto Vangelo. Infatti, la maggior parte dei miracoli e degli insegnamenti di Gesù sono avvenuti sul lago ed intorno ad esso. Dovunque guardiate troverete luoghi ed eventi biblici: Capernaum, Corasim, Magdala, Gennesaret o il Giordano. Tutto intorno ci sono storie bibliche. Sulle rive di questo lago, Gesù liberò l'uomo tormentato dalla legione di demoni. E non lontano da qui, il Signore sfamò migliaia di bocche affamate con la moltiplicazione miracolosa dei pani e dei pesci. Nei dintorni di questo lago, i morti furono risuscitati, i malati guariti, i poveri consolati e gli oppressi liberati. Kinneret, in ebraico, è un nome che deriva dalla parola kinnor, uno strumento che assomiglia ad un violino per la sua forma. Si tratta del lago più basso al mondo, poiché si trova a 198 metri sotto il livello del mare. Il lago è lungo 22 chilometri e nel suo punto più ampio raggiunge i 7 chilometri. Era così ricco di pesce che l'esercito romano che stanziava in quest'area lo utilizzò come fonte principale di cibo per molti anni. La principale fonte d'acqua del lago è il fiume Giordano, che nasce dallo scioglimento della neve della catena dell'Ermon. Tre torrenti si uniscono per formare il Giordano superiore, che poi entra nel lago nel suo punto più a nord. In diverse ore del giorno e diverse stagioni dell'anno, il lago cambia drasticamente. Da blu a verde, da calmo ad agitato. Salito su una montagna nei dintorni per una notte di preghiera, Gesù stava guardando i discepoli navigare attraverso il lago tempestoso. E il Vangelo di Matteo al capitolo 14 dice che la barca era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Poco prima dell'alba Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma Gesù subito parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Quando Gesù camminò su queste acque durante quell'incredibile notte, Pietro gli chiese di raggiungerlo. Così, ubbidendo all'invito del Signore che lo chiamò dicendogli «Vieni», Pietro saltò fuori dalla barca e per fede camminò sull'acqua. Ma subito il vento e le onde prevalsero sulla sua fede ed iniziò ad affondare. Afferrandolo per la mano, Gesù lo trasse in salvo e le sue parole riecheggiarono tra le acque agitate. «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Subito il mare e il vento si calmarono e Pietro e gli altri discepoli furono salvi. Proprio qui, su questo lago, il Signore del Creato consola ancora i Suoi figli in momenti di difficoltà e stagioni di dubbio. Riesci a sentire la Sua voce? Grazie per aver guardato il video e se vuoi vedere la versione completa o vuoi saperne di più sul sito, clicca qui sotto.